Cari smanettoni, ben ritrovati sul canale YouTube di Superbike Italia. Io sono Alessio e sono il più giovane della redazione e oggi mi trovo qui per il primo appuntamento della mia nuova prova di durata, la Z900 in versione SE. La Z900 in questa versione è una sorta di R del marchio di Akashi. Cos'ha di speciale rispetto alla versione base? Innanzitutto qua sull'anteriore possiamo notare una forcella in oro da 41 mm a steli rovesciati e completamente regolabile. Passando invece al posteriore, come si può notare, abbiamo un fantastico mono Ohlins. Nello specifico è un S46 con precarico regolabile a distanza. Ma non finiscono qui le specifiche interessanti. Sempre sull'anteriore abbiamo una coppia di dischi da 300 mm, delle pinze freno Brembo M432 monoblocco ad attacco radiale, una pompa Nissin sempre radiale e dei tubi freno in treccia, quindi tubi aeronautici, per non perdere la forza frenante quando si va a tirare le staccature anche sui passi. Innanzitutto ho provato questa Z900 nelle prime settimane, soprattutto per un utilizzo casa, lavoro, bar, quindi un utilizzo cittadino. E dalle prime impressioni devo dire che, nonostante il peso comunque insomma un po' elevato per la sua categoria, ricordandoci comunque che ha una cilindrata da 9 quasi 9,50, quindi che si avvicina al litro, e ha quindi un peso di 213 kg, ovviamente non a secco, pieno, con tutto quello che serve e un bel pieno di benzina. Ma questo cosa comporta? Beh, insomma, in città sì, è vero, il peso un po' maggiore si sente, però anche complice il baricentro un po' basso, comunque si riesce a fare filtering abbastanza comodamente nel traffico e quindi anche nelle manovre a velocità ridotta. Però, come noi smanettoni sappiamo, l'utilizzo cittadino non è quello che più preferiamo. Quello che invece, insomma, è l'ambito e l'ambiente, diciamo, perfetto per questa versione non base, quindi speciale, della Z900 è sicuramente l'ambiente dei passi di montagna. Dunque, per provarla come si deve, sono andato al Passo San Marco. Però, come ormai ben sappiamo, noi motociclisti di Milano abbiamo quel piccolo handicap, quell'oretta di strade di trasferimento, quindi superstrade, tangenziali, autostrade, e quindi l'utilizzo a velocità costanti abbastanza elevate, insomma velocità sempre autostradali, è dovuto. Quindi cosa ho fatto? Semplicemente arretrare al massimo sulla sella, abbassare il busto e cercare quel poco di protezione aerodinamica che offre il cupolino e un po' la strumentazione. Devo dire, non è una soluzione che potrebbe andare bene proprio per tutti, perché bastano quei 10-15 cm in più e comunque magari, non so, qualche fastidio alla schiena per far sì che quella posizione, insomma, sia abbastanza proibitiva per la maggior parte degli smanettoni. Venendo al dunque, siamo arrivati sulle prime curve del Passo San Marco, che sono un po' più lunghe e veloci in basso per farsi strette con dei tornantini un po' più tecnici, arrivando verso il rifugio. Quindi come si è comportata questa Z900? Innanzitutto devo dire, è piuttosto stabile e la risposta del motore è sempre docile e mai imprevedibile, nel senso che anche con magari un po' meno di esperienza anche da parte di smanettoni più giovani, non avrete mai eccessivi problemi nel domarla, come magari può succedere per delle concorrenti più agili che fanno della riduzione del peso il loro cavallo di battaglia. E quindi sulle curve, certo, serve un po' più di fisicità, perché bisogna accompagnarla all'interno e portarla in piega. Però una volta fatto,
la moto rimane lì, docile e pronta per ricevere una bella manata di gas per uscire dal tornante o dalla curva. Quindi, cosa interessante è che, essendo una cilindrata bella piena, quindi appunto come dicevamo di preciso è un 948, ha badilate di coppia, anche essendo un 4 cilindri in linea. Queste considerazioni le faccio pensando anche alla mia moto personale, un Honda CBR 1000RR del 2008, e quindi una super sportiva di cilindrata piena che ha bisogno di essere accompagnata in una guida un po' più fisica, cosa che non succede con questa Kawasaki Z900 SE, pur pesando 13 kg in più. Quindi nelle curve un'altra cosa interessante è che la coppia, appunto dandotela prima, ti dà la possibilità di uscire magari facendo quelle cose che a noi smettono, insomma piacciono, uscire con la ruota che si solleva e quindi avere quella scarica di adrenalina in più senza aver eccessivamente paura di venire catapultati fuori dalla moto, anche perché la mia CBR Honda non ha il controllo di trazione, cosa che qui abbiamo, anche se va bene, non sarà quello di ultimissima generazione con la piattaforma inerziale, è vero, a volte interviene in momenti che non sono esattamente i migliori, però comunque nella modalità più permissiva non è troppo invasivo. Un piccolo neo che però ho potuto riscontrare sono le coperture di serie, sono le Dunlop Sportmax Road Sport 2, delle gomme di estrazione più turistica, che quindi nella guida un po' più aggressiva e quindi aumentando un po' i ritmi iniziano effettivamente a dare poco feeling e poca sensibilità. Sia chiaro, non che mi abbiano dato gravi problemi di grip, semplicemente nelle curve un po' più veloci, nei cambi di direzione e nelle curve più strette danno l'idea di essere un po' instabili e di dare un qualche movimento di troppo che avrei preferito, insomma, non sentire. Proprio a partire dai limiti di queste gomme ho avuto il primo spunto per contattare quindi Dunlop e farmi inviare delle coperture un po' più sportive per un utilizzo un po' più aggressivo che si intoni alla Z900, questa super media naked. Nel frattempo da Evotech, l'azienda trentina di Grigno, mi sono arrivati tutti questi dettagli, questi particolari in verde che si intonano con le livree Kawasaki. Abbiamo quindi i bilancieri al manubrio, il tappo per il carico dell'olio motore, i nottolini per il cavalletto posteriore e poi il kit completo per proteggere la belva da eventuali scivolate, e quindi i tamponi del perno posteriore del forcellone e della forcella. Inoltre ho fatto montare anche gli slider paramotore. E in particolare questi accessori sono piuttosto interessanti perché sono appositamente progettati per un utilizzo stradale, quindi in caso di eventuale, speriamo di no, malaugurata scivolata, ammortizzano invece che andare a creare danni sul telaio, cosa che ovviamente nessuno di noi vuole creare. Come ultima chicca mi è arrivato da Evotech un ultimo scatolone giusto qualche giorno fa per sostituire il tagliere, il plasticone, quello che a noi smanettoni non piace molto ma che purtroppo per ragioni ovvie bisogna avere, quindi un portatarga molto sottile che va a pulire e riprendere le linee belle sottili e slanciate della Z. Da me e da questo primo video della prova di durata che ho qui, e soprattutto dal mio fedele aiutante che mi ha evitato di fare un video completamente fradicio di sudore, è davvero tutto. Però prima di chiudere in bellezza con questo video, vi ricordo di, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale YouTube di Superbike Italia e di seguirci anche sugli altri canali social, quindi Facebook, Instagram e TikTok. Se pensate che mi sia dimenticato qualcosa o se volete comunque darmi qualche consiglio per delle modifiche sulla prova di durata, scrivete qua sotto nei commenti. Per il resto io vi saluto e al prossimo video. Ciao smanettoni!